Signora? Sì, Maria? Che preparo per cena? Non lo so, decida lei. Allora preparerò qualcosa di speciale. No, niente di troppo complicato. Sono sola, non ne vale la pena. È un piacere vederla in casa così rilassata. Grazie, Maria. Apra la porta, io rispondo al telefono. Pronto? Ciao, Stephanie. Ciao, Eric, come stai? Bene, ma sono affamato. Che ne diresti di venire a cena con me al Caffè Russe? Andrebbe bene? Prendo un tavolo vicino all'orchestra. Vorresti prenotare per stasera? Sì, era quella l'idea. Mi stai chiedendo di uscire? Sì, mi sembrava evidente. Forse dovrei farlo più spesso? Allora che rispondi? Va bene. Dammi soltanto il tempo per prepararmi. Ma certo, allora fra poco. Ciao. Signora, c'è il signor Hamilton. Oh, Jack. Fiori freschi per la mia regina. Oh, sei un vero tesoro. Spero che tu abbia appetito. Mi sembra di aver sentito che vuoi portare fuori la mamma. Sì, esatto. Che cosa significa? Significa che stasera cenerò con tua madre, tutto qui. Oh, andiamo, vi ho osservati l'altra sera al barbecue. Era da tempo che non vi vedevo andare così d'amore e d'accordo. Tua madre e io ci siamo ritrovati sempre uniti, specie nei momenti di crisi. Già, ma questo non è un momento di crisi. Sì, è vero. Il fatto è che in queste ultime settimane, stranamente, ho ritrovato un rapporto con lei. Riesco a parlarle di tutto senza grossi problemi. Anche di Sheila? Sì, anche di Sheila, non lo nascondo. Vedi, tua madre e io siamo stati sposati per 30 anni, vi abbiamo cresciuto, il nostro legame non si può cancellare. Neanche con un divorzio. E poi ultimamente, devo dire che in più di un'occasione ho apprezzato tua madre. È senz'altro una donna fuori dal comune. E tra l'altro, da quando mi sono risposato non siamo mai più usciti insieme, perché ogni volta che ci vedevamo discutevamo di lavoro o dei vostri problemi e di tutto il resto. Piuttosto noioso, non trovo. No, direi noioso. Ma ora vorrei passare un po' di tempo con lei senza dovermi preoccupare dei figli o dell'azienda. Sembra che l'idea ti entusiasmi. Ho apprezzato la compagnia di Stephanie. E da quando Sheila è partita, ha contato molto per me. Ti piace la cucina greca? Sì. Ho prenotato un tavolo nel più caratteristico ristorante greco di Westwood. Sai, Jack, dovrei disdire. Forse è troppo impegnativo. Beh, possiamo andare al taxi o al Caffè Russe. No, non è quello, ma non mi sarà possibile uscire con te stasera. Perché? Stai poco bene? No. Beh, allora cosa c'è? Ho già preso un impegno. Quale impegno? Cenerò fuori con Eric. Sei pronta? Vorrei che tu potessi accompagnarmi. Oh, mamma, devo tornare a Los Angeles. Il dottor James ha detto che ti sei ristabilita. Andrà tutto bene. Grazie a te. Non ce l'avrei mai fatta da sola. Andiamo, avevi tutte le infermiere del reparto a disposizione. Oh, alle volte sei troppo modesta. Proprio come te. Siamo simili sotto molti punti di vista. Sì, è vero. Per questo spesso non andiamo d'accordo. Non è stato sempre così. Ricordo che eravamo molto unite quando ero piccola. Sì, lo ricordo anch'io. Ho pensato spesso al passato mentre ero qui. Al passato? Ai bei tempi. Ho ricordato cose che credevo sepolte, feste di compleanno, vacanze sul lago. Un pizzico di ottimismo in genere è la migliore delle medicine. Quei bei ricordi sono riusciti anche a rimarginare alcune vecchie ferite. Tu non sai quanto sia stato importante per me averti qui. E so che mi mancherai. Mi mancherai anche tu, mamma. Moltissimo. Sei determinata a dirlo a Ridge? Ho intenzione di confessargli tutto. Questa sera? Sì, stasera. Non posso farlo domani perché devo partire. Comunque hai ancora un po' di tempo, riflettici su. No, James, perché più aspetto e più lo ferirò. Io devo dirglielo. Devo dire a Ridge quello che c'è stato tra noi. E anche il perché.
Non ho altra scelta, James. Qui, papà di là. Lui sarebbe... Tony. Quel Tony per casa. Mamma, io sposerò Tony. Ma come si fa a far ritornare insieme mamma e papà? Allen, un'idea ce l'ha. Questo è Babbo Natale, non Donna Letizia. Ma Ethan vuole che lei non sappia ancora la verità. Vuoi davvero fare tutto questo? O lo faccio io o lo fa Babbo Natale. Di solito sono specializzato in cose che si possono incartare. In prima TV, caro Babbo Natale. Domani, 20:40, canale 5. Un diamante ti lega per sempre. Status single ti lega, ti slega, ti lega, ti slega. Status single, gioielli by Sant'André. Il semaforo che regola il movimento. Adesso vediamo un po' chi è stato buono. Allora, la zia Franca così così, un bacio. Il papà è stato buono. Tre mi sembra giusto. La mamma tanti baci e io sono troppo buona. È Natale, un bacio è qualcosa di più. Ti do una stangata con Leo Verde. A modo. Aggiungo Dalla. 20 Fingers. Gerardina Trovaglio. Super classifica show 94. I 32 più grandi successi dell'anno su un doppio CD e cassetta a prezzo speciale. Concerto Napoletano 2. Gli itinerari del cuore. Un viaggio musicale nei luoghi più suggestivi che hanno ispirato le melodie più belle della canzone napoletana. Londra, Berlino, dove vuoi andare? Siamo partiti. Quando fai? Signori, e il caffè? Il caffè lo prendiamo a casa. Liberanti inconformisti. Saeco Magic. Ecco perché il caffè lo prendiamo a casa. In casa ci vuole Saeco. Oggi la nuova Passat Active Gore-Tex ha 101 cavalli. Mamma, ma non comprare dei dolci qualsiasi per i ragazzi. A Natale ne ricevono tanti. Piuttosto qualcosa di buono fatto apposta per loro. Per esempio? Kinder. Ho visto delle confezioni veramente splendide. Eh sì, che emozione sotto l'albero con Kinder Sorpresa. E che magia con Kinder Cioccolato. Una festa. E il cioccolato è Kinder. Anche a Natale tutti felici con Kinder. Olio Cuore vi ha preparato una sorpresa trasparente. Un momento! Ma lei chi è? Sorpresa! Me lo farebbe un saltino. Ma scherza, vestita così. Anche Olio Cuore si è cambiato per l'occasione. Avete cambiato Olio Cuore? No, Cuore è lo stesso. Ma oltre alla lattina di sempre c'è anche la comoda lattina di vetro. Che bella idea! Olio Cuore viene solo dal cuore del mais. Olio Cuore, vivi con gusto. Nuova confezione regalo Chivas Regal, un capolavoro di whisky. Ariston? Perché? Perché con Margherita può avere ben 5 anni di garanzia. Ariston, niente è più vicino a una donna. E una dedica da batticuore. Pronto? Ciao, sono Anna. Senti, ho messo per sbaglio nel tuo zaino una cosa per Gianni. Ehi, Marco,
scherzavo. Compilation del cuore. Se non te la regalano, comprala subito. Mon chéri, è come la felicità. Dura un attimo, ma è così intenso. Se quando lo mangi, chiudi gli occhi, vedrai il paradiso. Mon chéri, è un caldo benvenuto. Io ci sento il fuoco dentro. Sono tanti anni che ci gustiamo in Mon chéri. Ed è sempre come la prima volta. In Mon chéri ci sono tanti piaceri. Il fresco, il forte, il cioccolato. Mon chéri, tanti piaceri in uno. Però sai invece cosa vedo io? Che ha delle mani splendide. No, no, sono fortissime. Mani, ma sono mani a lavoratore. Mani che lavorano, che fanno, chissà quante cose ha toccato con queste. Lei. Sì, un pochinino, ma solo nelle mani, davvero ho un po' di pressione bassa. La devo riscaldare? La devo riscaldare, va bene che fai l'elettricista, ma che cominciamo subito. È la storia di ieri che avevamo interrotto appena all'inizio. Ve la rivedrete oggi insieme ad un'altra. Ne vedremo di cotte e di crude. Fra poco dopo Sbeautifuls. È il momento meno indicato per partire. Non posso rimandare. Mi sono impegnata a presentare una relazione al congresso di psichiatria del Medio Oriente. Dovrà esserci un modo per disdire. È un onore che mi abbiano invitato, lo sai, non posso mancare. E quanto starai via? 4 giorni. Allora corrige per 4 giorni. Questa decisione potrebbe cambiare la tua vita. So bene che mio marito potrebbe lasciarmi. E tu sei pronta ad accettarlo? No! È questo che vuoi dire? Non ho nessuna intenzione di lasciarlo. Beh, di a Ridge che cosa è successo e il vostro rapporto finirà per sempre. Quindi non farlo stasera perché non sarebbe saggio. Perché? Perché aspettare fino a domani? Perché domani partirai. E la serata potrebbe essere speciale per voi due. In questo modo avresti un'ultima occasione per dimostrare a tuo marito quanto lo ami. Non sciuparla così. Devo ricordare a Ridge che lo amo. Potresti attenuare la sua reazione. Sì, è vero. Dammi ascolto. Ti prego, non gettare il tuo matrimonio alle ortiche. Stai forse facendo progetti con la mamma? Tu vuoi vedere cose che non ci sono, Ridge? Cerco solo di capire quello che hai in mente. Sì, devo ammettere che l'assenza di Sheila mi ha creato non poche difficoltà. Non vi siete sentiti? Molto sporadicamente. Sheila è stata così occupata ed ogni volta che ho provato a chiamarla, lei non c'era. Sì, se non fosse stato per tua madre, sarei in preda ad un esaurimento nervoso. Mi sono trovato veramente bene con lei. Mi ha aiutato tanto. Anche la mamma è stata bene e le mancherai quando Sheila ritornerà. A proposito, quando? Beh, diciamo che avrebbe già dovuto essere qui. E questo ritardo ti rende nervoso? So che sta assistendo sua madre, Ridge. Da mesi? Senza mai tornare una volta a casa. Ecco, Sheila e Molly hanno tante cose da chiarire. Il loro rapporto è sempre stato particolarmente difficile. Comunque, non ti sembra che sia un po' strano? Sheila non voleva fare questo viaggio. Sono stato io a convincerla. È solo che non pensavo che sarebbe stata via tanto a lungo. Ma ha il diritto di fermarsi quanto vuole. E così cenerai con Eric? Sì. Io ero sicuro di farti una bella sorpresa. Ecco, in realtà io non lo sapevo, voglio dire. E quando hai preso questo impegno? No, aspetta un momento. Che cosa sta succedendo? Jack, non devi prendertela. Non ho ragione di farlo? Non è come pensi. Se devo essere sincero, non so più che cosa pensare. Eric mi ha telefonato solo per invitarmi a cena. E dovevi accettare per forza? Vedi, si sente molto solo da quando Sheila è partita e ha voglia di parlare un po'. E io dovrei mettermi da parte? No, neanche per sogno, ma ero sicura che tu avresti capito. Sì, infatti sto cominciando a capire come stanno le cose. Ieri sera al barbecue tu l'hai ricoperto di 1000 attenzioni. Non avevo dato peso alla cosa, mentre forse avrei dovuto. Jack, è soltanto una cena. Andiamo, noi due usciremo insieme domani sera. No, potrebbe telefonarti anche domani sera e tu mi diresti che devi uscire con lui. Beh, io non intendo fermare la mia vita perché il tuo ex marito ha bisogno della tua compagnia in assenza di sua moglie. Non ti sto chiedendo di farlo, Jack. E allora cosa mi stai chiedendo?
Pensavo che tra noi ci fosse qualcosa. Dai troppa importanza a questa cena. State forse pensando di rimettervi insieme? No. E perché ho la sensazione di essere il terzo incomodo? Guarda che non è come credi. Jack, andiamo, perché devi pensare certe cose? Non riesci a vederla dal mio punto di vista? No. E odio essere trattato così. Jack. Jack! Ci siamo di nuovo. Cosa? Mi dici sempre le cose giuste. E che cos'altro dovrei dirti? Perché vuoi aiutarmi a salvare il mio matrimonio? Perché è quello che vuoi. E io desidero la tua felicità. Non sei tenuto a farlo. Sì, invece. Sono tuo amico. E tu ami tuo marito. Se vuoi essere sincera con Ridge, ti sosterrò comunque. Beh, immagino non ti sia facile darmi un simile consiglio. Le cose saranno difficili anche per te. Ah, è comunque un buon consiglio e dovresti seguirlo. D'accordo. Parlerò con Ridge domani. E stasera? Organizzerò la serata più romantica da quando siamo sposati. E ci riuscirò senz'altro. Anche se sarà l'ultima. Per il tuo bene spero di no. Grazie. Grazie. Dici davvero, Sheila, sentirai la mia mancanza? Come puoi dubitarne? Beh, sai, dopo tutto quello che è successo, sembra quasi impossibile. Senti, mamma, mi dispiace. So che in passato il rapporto tra noi non è stato dei migliori, ma adesso è inutile ripensarci. Sono felice di aver potuto trascorrere un po' di tempo qui vicino a te. E sai una cosa, Sheila? Quando ti ho chiamato, in realtà ero quasi certa che non saresti venuta. La tua sensazione era giusta. Mi dispiace. Non mi fidavo. Avevo paura che fosse un trucco. Sì, ma poi è successo qualcosa. Perché hai cambiato idea? È stato Eric. Mi ha detto lui di venire. Mi ha convinto che non avevi secondi fini, anzi, che stavi facendo il primo passo per ricucire il nostro rapporto e che dovevo venirti incontro. E io gli ho dato ascolto. È un uomo meraviglioso. Sarei molto ansiosa di tornare da lui. Oh, sì, naturalmente. Oh, mamma, hai ragione. Eric Forrester è il più bel regalo che la vita mi abbia potuto fare. Con lui mi sento un'altra donna. E si vede. Io gli sono molto grata. Mi ha fatto ritrovare una figlia. Mi dispiace soltanto di averti tenuto lontana da lui. Non devi preoccuparti. La famiglia è la cosa più importante per lui. Mi ha insegnato che non c'è niente a questo mondo che possa sostituirsi alla famiglia. Ti ho trovato. Ciao, dottore. Che cosa fai qui? Sto progettando un rapimento. Davvero? E chi vorresti rapire? Te. Vuoi seguirmi con le buone? O vuoi costringermi ad usare le maniere forti? Il legame con la propria famiglia è indissolubile. È vero, noi sappiamo che resiste ad ogni avversità.
So di averti fatto soffrire e questo pensiero mi fa vergognare. No, mamma, sono io che devo vergognarmi. Ho fatto cose terribili e mi sono comportata da vigliacca. Eri malata. Non ti riconoscevo più come mia figlia. E lo sai qual era la cosa peggiore? Che ti odiavo. Ti odiavo perché mi avevi tradito. C'è qualcosa che posso fare per ottenere il tuo perdono? No, non ce n'è bisogno, non più ormai. Anche se avevo dei dubbi quando sono arrivata, te l'ho detto che avevo paura che fosse un trucco. E poi quando ti ho visto così debole e fragile, non ho potuto fare a meno di starti vicino. Questo perché nel profondo del tuo cuore c'è solo bontà. Io lo so, hai una capacità straordinaria di amare. È quello che avrei sempre voluto fare, mamma. Ho passato tutta la vita alla ricerca di qualcuno da amare e di qualcuno che mi amasse. Io ti voglio bene. Te l'ho sempre voluto. Anch'io ti voglio bene. Ma desideravo che tu fossi fiera di me, mamma. Desideravo che tu continuassi ad essere fiera di me come una volta. E invece con ogni mia azione ottenevo esattamente il contrario. Adesso è tutto risolto. Hai un marito che ti ama, una casa bellissima. Adesso hai una nuova vita. Di cui voglio che tu faccia parte. Mi piacerebbe. Non sai quanto. Adesso dobbiamo scendere. Il taxi sarà qui a momenti. Speravo tanto che questa visita sarebbe stata utile, ma io non mi sarei mai aspettata un simile risultato. Temevo di aver perduto la mia unica figlia. Io non riuscivo a perdonarmi per quanto era accaduto. Ora sono qui. Quindi non pensarci più. Mi chiedo che cosa farò senza di te. Vedrai che starei bene, mamma. Staremo bene tutte e due. Non abbiamo più motivo di preoccuparci. Su, vieni qui. Oh, guarda chi c'è. Tu comincia ad andare, prendi il cappotto. Io mi occuperò della valigia e del resto. Come va, Maria? Signor Forrester, sono felice di vederla. Anch'io sono contento di vederla. La signora è pronta? Allora, che ne dici? Oh, Stephanie. Mi trovo splendida. Me lo dici sempre, no, Eric. No, non è vero, io... Sì, invece. Siete proprio una bella coppia. Per sì, favore, si la prenda smetta. La serata libera, Secondo me ha ragione. Faremo impallidire il resto della città. Tu dici? Ah. Eri così carina anche quando uscivamo all'università. Perché me lo chiedi? Beh, io sono un uomo, tu sei una donna. Abbiamo un tavolo per due al Café Russe. Sarà una serata romantica come ai vecchi tempi. Andiamo. E dove vorresti tenermi prigioniero? Avevo idea di legarti per bene in una saletta privata del club. Del club? Bene. Mi sembra un rapimento di alta classe. Beh, tu sei un ostaggio di alta classe. Mm. E che cosa userai per legarmi? Catene d'oro? No, uno smoking. Mm. E come auto per la fuga? Una limousine. Molto bene. E qual è l'occasione? Beh, non usciamo da moltissimo tempo e credevo che avresti gradito l'idea. Sì, sì, mi piace molto. Ma ho la sensazione che ci sia dell'altro. È così. Sai, domani devo partire. Sì, andrai al congresso. Starò via solo pochi giorni, è vero, ma... vorrei godermi quest'ultima serata con te. Vorrei fare qualcosa di speciale. Qualcosa di molto romantico. Indovinato. Abbiamo avuto tanti problemi. Mi piacerebbe riuscire a dimenticarli almeno per qualche ora. E fingere di essere le uniche due persone al mondo. Tutto il resto non conterà. Credi di potermi accontentare?
con immenso piacere. Ci vediamo più tardi, allora. Una serata romantica insieme. Spero soltanto che non sia l'ultima.